Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Se non l'avete fatto, iscrivetevi e lasciate un like. Oggi parleremo della terza rivista di Journal Hacker, dove l'argomento più interessante di cui andremo a parlare è la steganografia. Che cos'è? È la tecnica in cui un file viene incluso all'interno di un'immagine. Lo scopo è quello di conservare, nascondere dati personali oppure di condividerli con terzi senza far sapere che cosa stiamo facendo. Ovviamente, se qualcuno pensa che si possa utilizzare anche per far eseguire dei virus all'interno dell'immagine, con questa tecnica non è possibile farlo. Come si fa? Come si procede? La tecnica in questione non è molto complessa. Vi faccio vedere come si fa utilizzando il prompt del MS-DOS. La prima cosa da fare è portiamoci sulla radice dell'unità. Quindi potrebbe essere la chiavetta, come l'unità di e via dicendo. Non andate su quella lì principale, perché sulla unità principale per lavorare bisogna avere i diritti amministratori e diventa un po' più complesso per fare le cose in modo veloce. La prima cosa, l'altra cosa da fare è procurarci i due file che ci servono, quindi una foto, qualsiasi foto che voi volete utilizzare per nascondere il file, e il file in questione che vogliamo nascondere. Io ho creato un file txt, adesso lo dobbiamo prima comprimere. Per la compressione possiamo utilizzare qualsiasi software. Io adesso sto usando il 7zip con estensione zip. Eccocelo qua. E lo vado a rinominare con il nome file, questo solo per comodità. Poi a questo punto andiamo a lanciare il prompt dell'MS-DOS. Quindi andiamo sulla testa circa cmd prompt dei comandi e andiamo in i, che siamo in i. Che cosa dobbiamo digitare qui? Quindi il comando è copy slash b photo.jpg più file.zip e poi qua il nome dei file che avrà la fusione. Quindi facciamo così: fuse.jpg invia. Qui ci dà la voce che è stato fatto tutto. Ecco qua, cliccandoci su abbiamo la nostra foto. Dentro c'è il file. Come ce ne facciamo ad accorgere? Beh, non è che si vede molta differenza, perché la foto di 35k, il file che ho utilizzato è un k, quindi ha influito molto poco. Come facciamo a recuperare il file che abbiamo fuso? Tasto destro con 7zip e facciamo apri con. Eccolo qui. Ciao. Come vedete ha funzionato bene e il file è stato estratto senza essere corrotto. Io ho utilizzato, potete fare anche questo perché già l'avevo fatto in precedenza. Vai, apri con, scegli un'altra applicazione e qui dentro andate a cercare l'applicazione per decomprimere. In questo caso qua c'ho WinRAR, ma potete usare anche 7zip e bla bla bla. Ok, se la procedura che vi ho mostrato vi sembra troppo complicata e volete semplificarla, sulla stessa rivista veniva suggerito un software che si chiama Camouflage. Ma questo software, sono andato a cercarlo in rete, non c'è più. Purtroppo, quando passano gli anni e certi software danno fastidio, vengono totalmente eliminati. Ho cercato l'alternativa alla voce steganografia, ma ho trovato pochissimi software e quei pochi software che ho trovato erano troppo complessi da utilizzare. Allora ho fatto io una cosa migliore. Io ho realizzato io il software che fa la stessa cosa che ho fatto adesso, in modo molto più semplice. Non dovete andare nel prompt, dovete soltanto inserire i due file e lanciarlo. Adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, il software che ho creato si chiama Bustmaster, è anche piccolo, di 48k. L'importante è rispettare nome e estensione dei file utilizzati. Quindi il file da nascondere deve essere file.zip, la foto da utilizzare si deve chiamare foto.jpg. In questo caso, come avete visto, ho utilizzato questa foto, il cagnolino. Ok, a questo punto basta solo cliccare una volta e ricordatevi che questa
questa applicazione deve stare insieme ai due file da comprimere all'interno della radice dell'unità, quindi o una chiavetta o l'hard disk D o I, ma mai né C. Clicchiamo su, ecco qua, e mi ha creato il file di, unito. Vedete, cagnolino, si vede benissimo. Tasto destro, apri con WinRAR e il file funzionante, non corrotto, funziona benissimo. Come potete vedere, identico al sistema di prima, quindi la foto origine 35K è rimasto 35K. Prima di salutarci, ovviamente, un suggerimento, un consiglio: non utilizzate file di volume troppo elevati, perché di solito le immagini hanno un volume che non arriva mai ai 3 mega, forse anche 10, se fosse un TIFF anche 30 o 50 mega, però se fosse un TIFF, i JPEG di norma sono sempre massimo 5 mega, perché ovviamente chi avrà tra le mani quel file si e avrà un po' di cognizioni informatiche, mangerà la foglia e comincerà a pensare che dentro c'è nascosto qualcosa. Quindi non esagerate quando andrete a fondere questi programmi. Quindi lascio a voi una buona giornata, vi raccomando, lasciate un like e condividete il video.